God Save the Wine, finalmente siamo al mare, siamo all'isola del Giglio, idealmente perlomeno, qui con Dales, se è vero che i migliori vini sono delle cartoline liquide, no? Del territorio, ecco, forse al Giglio è ancora più facile, nel senso non è facile fare il vino, però è più facile per chi assaggia vini come questo capire il famoso genius loci, la magia del territorio. Cosa c'ha di particolare il Giglio che vi ha portato questa un po' di follia, ecco, diciamo, anche allora, diciamo sì, sicuramente la follia, perché effettivamente per riprendere a fare agricoltura e soprattutto viticoltura all'isola del Giglio bisogna essere un po' pazzerelli, e quindi però queste cose a noi ci piacciono e quindi siamo tre soci, ci siamo messi insieme e stiamo ricoltivando le vecchie terrazze esistenti dal tempo degli Etruschi e dei Romani, ecco, e quindi ci sentiamo anche un po' custodi del territorio. Perché non scordiamoci che il Giglio sembra un fenomeno recente, in realtà storicamente c'era più vigna al Giglio e forse in tutte le altre isole. Fino al 1960 c'era quasi 2000 ettari di vigna. Su pochissimi più ettari di isola, perché stiamo parlando di 1300 ettari di isola, quindi era tutta terrazzata e vitata. Oggi con le nostre vigne siamo a non più di 10 ettari. Quindi c'è tanto da fare, insomma. Quindi non dico di ritappezzarla tutta, no, però sicuramente se uno si sceglie i luoghi adatti ci sono delle potenzialità incredibili. Quindi questo oltretutto non è un vigneto solo, giusto? C'avete... No, siamo appunto, come dicevo prima, dei soci, che abbiamo ognuno i propri appezzamenti e mettiamo insieme le nostre uve. Sono tutte dalla parte del tramonto dell'isola, quindi dalla parte di Campese, che va da sopra Campese fino al faro di Capelrosso. E quindi insomma la zona del parco naturale, anche insomma la zona incontaminata, per chi l'ha visto la fine del film La Grande Bellezza, l'ultima scena, no? Siamo proprio al Giglio. Beppe Gambardella fa il bagno. Esatto. Quindi capite bene che è un posto che ispira veramente cose magiche. Il vino è veramente particolare, perché è un vino che trasudio a iodio, mare, sensazione, macchia mediterranea, e trascende un po' l'idea del bianco, no? Perché non ha i profumi del bianco. No, ha profumi molto maturi, che fa 2 mesi macerazione sulle bucce, quest'annata è la 2014, e quindi abbiamo cercato di tirar fuori proprio il sole, il granito, la macchia mediterranea, fra i quali proprio io, almeno personalmente, ci sento l'elicriso. Sapete, questo fiorellino bianco che poi è responsabile di quel profumo bellissimo che ci ricorda, dice, ah, profumo di macchia mediterranea. In realtà è quasi solo elicriso che riesce a profumare così tanto, ed è quello che quando siamo tristi e soli durante l'inverno annusiamo il vino e ci ricordiamo come eravamo felici quest'estate. Quindi cerchiamo di fare il piano di quest'estate, però se proprio vi dovesse avere nostalgia sappiate che una bottiglia di Calcio alla Vigna e siete a posto. Beh, grazie mille Dales e buona estate. Grazie a te, buona estate a voi.